Diceva tu sì l'amore poi fa male, tu mi dici mio era c'è saputo fare, mannaggia a me, mannaggia a te, tu si è rubato cuore. E poi tu si è lavato schifo e va a innamorare. No, no, te voglio bene, ti sveglierò una mattina a morire, te voglio bene, e mo, ma va paura, perché stanotte suona senza te. Nina, Nina, se amore non è, dimmi la tua Nina, Nina, se volessi scusare, dimmi come già fa. Ma perché, ma perché, per togliere la gamba a te. Nicoli, per piacere, chiudi quella televisione, che queste cose non le posso più sentire. Una volta le coppie trasmettevano la televisione, pareva che provenissero da un altro pianeta. Purtroppo ora non è più così. Credevo che queste cose noi non le avremmo mai, né viste né sentite. Invece, un po' alla volta sono arrivate fino a noi. Gli scioperi, la fabbrica occupata, la polizia e gli operai che fanno la guerra per le strade, e poi le bombe fino a casa nostra. Forse si stava meglio una volta. Quando c'erano le barche a Marghi, il Rez, quando si coltivavano questi bei campi che ci ha dati Dio. Forse. Ma la gente dice che si sta meglio da quando c'è la nostra fabbrica. D'altra parte, Nicolì, ormai in tutte le famiglie ci sta il televisore, ci sta l'automobile e chissà quante altre cose ancora. E che vuol dire questo? Il progresso, la civiltà, così dicono. Perché prima della televisione che eravamo selvaggi. No, ma certamente le comodità aiutano a vivere meglio, no? Sì, è così. Però bisogna pagare un prezzo in cambio. E quale? E quale? Disordine, violenza. E le bombe. E le bombe, anche quelle. Purtroppo i tempi cambiano e cambieranno ancora. E quello che pensi che è cambiata anche la gente. No, la gente no, la gente è sempre stata così. I buoni e i cattivi. Sì, però non proprio così separati, netti come a scuola sulla lavagna, no. Nessuno è buono buono o cattivo cattivo. Ci sono in ciascuno di noi un po' di bontà e un po' di cattiveria. Forse è per questo che non ci stanno più i santi. I santi di una volta non esistono più. E nessuno ormai regge la vita di quelli del passato. Che belle storie da una santa. Così piena di insegnamenti. Che dite, la tu la frisco tutta quanta? Vabbè, tanto se avanza la mangiamo domani. Io avevo pensato stasera di fare le pizzette di patate, che dite? E non saranno un po' indigeste per mio cognato? No, poi le mangio tanto volentieri. E come le vuoi fare, fritte o al forno? Al forno, naturalmente. Ma non sta la cosa. Che stai cercando, Nicolì? I formaggi di coccio, non ci stanno. Stavano là, in alto, Nicolì. Lo so che stanno qua, ma non ci stanno. Ora che mi ricordo, mi pare che l'ho regalata alla parrocchia per la lotteria. E come faccio? Beh, non puoi arrangiare in qualche modo? No, le pizzette o si fanno nelle formette di coccio o non si fanno proprio. Mi dispiace, Nicolì, io pensavo che non le adoperassi più. Speriamo che siano finite perlomeno sul tavolo di qualcuno che le sappia apprezzare. Chi viene a cena stasera? E chi lo sa?
Non si è fatta ancora sentire nessuno. Mamma mia, in questa casa non si sa più niente, quante si mangia, chi mangia. Una volta almeno ci riunivamo tutti per pranzo e per cena. Bei tempi, eh? Com'era bello allora, quando io preparavo il salone, con i ragazzini come camminavano in mezzo ai piedi mentre apparecchiavo. Tutti seduti, la preghiera, eh? E il primo a essere contento era proprio lui, il senatore. Fino a che non ha cominciato ad andare avanti e indietro da Roma, perché da allora l'abbiamo visto sempre meno. Proprio come fa adesso. Però dovrebbe capirlo che alla sua età dovrebbe stare un poco più in casa, non lo pare, donna Santa? Ma pare proprio che certe volte si diverte a fare il contrario di quello che uno gli consiglia. Pare che lo fa per dispetto. Ah, oh, questo poi no, eh. Lino, tu non lo conosci, ma Saverio s'appare anche molto male quando vuole. Ne sapevo qualcosa quella povera sorella mia, pace all'anima sua. Amen. L'hai sempre in clinica, mesi e mesi. È lui che non ha mai voluto vederla. Ma con tutto quello che aveva da fare, un uomo importante come lui. E la famiglia, la moglie, non sono importanti, no? Sì, ma... E allora perché trascurarla tanto? No, non dite così perché bestemmiate poi, donna Santa. Marina, tu sei molto affezionata e certe cose non le sai. Sì, è vero, ma qualche cosa la so pure io. Come quella volta, per esempio, di andare nella camera da letto del senatore, lui non mi vede, stava leggendo una lettera, piangeva come un bambino. Io andrei a leggere la lettera, era una lettera di vostra sorella prima che... E con questo che mi vuoi dire? Che anche lui ha un cuore? E questo lo so, ma so anche quanto sappia essere cinico. Cinico? Mamma mia, perché hai detto queste parole così brutte del senatore? Che? Perché ancora adesso sento la voce di mia sorella che chiama Saverio e lui non c'era mai. Sì, lo so. Lo so che Saverio, anche se era stata mia sorella a lasciarlo, non gli ha mai fatto mancare i migliori specialisti. Ma allora perché? Perché non darle l'illusione di averla perdonata? Che forse lui non aveva anche lui tanto da farsi perdonare? Questo può trovare qualcosa. Sa cosa va scrivendo tutte le sere? Buonasera. Buonasera, ingegnere. Cosa le servo? Un caffè lungo, grazie. Certo. Ah, Emilio, mi fa una cortesia? Sì. Ho bisogno di due bottiglie di acqua minerale e una di latte, sì. Acqua minerale come? Gassate? Ma che ne so, facciamo una sì e l'altra no, così sono tutti contenti. E il latte è scremato? Ah, Emilio, e fa un po' come ti pare, no? Preparo tutto in una busta. Ok. I soldi per la birra sono qui, eh? Arrivederci. Grazie, arrivederci. Un momento. Sì? Ha perso questa. È sua, vero? Ah, sì. Grazie. Niente. Ecco, ingegnere, il suo caffè è pronto. Hai visto quel giovanotto lì? Parlavamo di lui. Sì? Come mai? È un tipo strano, lui l'orecchino, visto? Ma chi è? È un operaio che lavora giù in cantiere. Perché vi raccomando, quelli sono tutti uno peggio dell'altro. Abita vicino a casa mia, si sente sempre una musica strana, come così sonnecchiante, eccetera. Una volta mi è capitato di vederlo, senza che lui se ne accorgesse, attraverso la finestra, no? Vicino a casa sua. Era piegato in due, seminudo, come se fosse morto, immobile. E la stanza era illuminata da due candele, facevano tanto fumo. Bisognerebbe vietare a certa gente venire in questo paese. Non vi sembra di esagerare? In fondo questo è razzismo. È vero, in fondo non ha mai dato fastidio a nessuno. Ecco qui, ingegnere, la sua roba. Quanto è? 2005. Mi dà un gettone, per favore. Sì, un attimo. Giovanni! Massimo! Come stai? Beh, tu? Quando sei arrivato? Ieri sera. E quanto tempo ti fermi? Ma parto domattina molto presto. Ma come? Se ben arrivato è già parti? E rimane un po' di tempo, no? In fondo è sempre il tuo paese, questo. Sai, il mio lavoro mi trattiene molto a Roma. E poi, da quando è morta mia madre, non ho più nessuno da venire a trovare qui, tranne gli amici come te. E questo paese non mi interessa più. E gli amici preferisco incontrarli a Roma. Sono venuto qui per una questione di eredità. Insomma, l'hai proprio dimenticato tuo Matteo Borgo Selvaggio. E non solo questo. Beh, comunque non è il momento. Ecco il gettone. Ah, grazie. Prendi qualcosa? No, grazie, prendo solo un caffè. Stai sempre qui all'industria di Alati? Sì, sì, sto bene lì. Senti, ma stasera ceniamo insieme. Se mi fa fare questa telefonata, te lo dico. Va bene, allora falla che poi andiamo a casa di Eleonora. Te la ricordi, vero? Sì. Che c'è? Niente.
che non vorrei disturbare. Voglio andare a casa della tua fidanzata, così... Figurati, sarà ben felice di rivederti. Ma se non si ricorda neanche più... Ma su, dai, telefona che poi andiamo. No, ma dai... Telefona! Vabbè. Michele. Ciao Michele. Ciao. Dovrei parlarti. Scusa, ma sto aspettando una persona. Ti prego, siediti. Ti ho detto cosa fare. Per favore, siediti. Ma che ti prende? Ti ruberò solo qualche secondo. D'accordo. Non si poteva fare un'altra volta? Avevo bisogno di vederti. Meno male che ti ho trovato. Aspetti, cosa prendi? Un cognac. Allora? Vorrei spellare vivo quel verme di maresciallo. Senti, se mi... questo che mi devi dire, scusa, ma... No, ti prego, Michele. Resta. D'accordo. Ti prometto che non ne parlo più, eh? Ma perché sei così distaccato? Cosa ti ho fatto? Se anche tu mi abbandoni, per me è la fine. Almeno fossi riconoscente, che dico, appena un po'. Non ti accorgi di diventare ridicolo? Ma cosa dici? Ti stai comportando in un modo... Scusa, ma me ne fatto... Ti prego, resta, Michele. Piantala! Scusami, guarda, ma questa sera sono molto tesa. Mi fai diventare ridicolo agli occhi di tutti. Hai ragione. Non ne combino una buona, ma non so che cosa mi succede. Lo so io, sta invecchiando. Non trattarmi così. Se sapessi quello che sto passando... Non lo so e non me ne frega niente. Una volta non mi avresti detto queste parole. Sai, quell'apparecchio fotografico che ti piaceva tanto, l'ho messo da parte in negozio. Puoi venirlo a prendere quando vuoi. Te lo regalo. No, non è il caso. Però quando accettavi prestiti senza interessi, eh? Allora, adesso le cose sono cambiate. Ma perché? Cosa è cambiato? Tu sei cambiato. Dai un senso all'amicizia che non mi piace. Perché? Non mi sei più amico? No. Ma cosa dici? Non voglio avere amici come te. Ognuno per la sua strada, intesi? Va bene. Se è questo che vuoi. Comunque, anche se della mia amicizia non te ne frega più niente, resti l'unica persona di fiducia che conosco in questo schifo di paese. E quindi l'unica cui mi sento di poter chiedere un favore. Quale? Tienimela tu. Che cos'è? Cosa dovevi farci? Oh, no, scusa, non voglio averci a che fare con quel maresciallo, mi spiace. Ti prego, tieni. Ora ti spiego. Se dovessi accadere in qualcosa... Ah, ci risiamo con la tua mania di persecuzione, ma chi vuoi che... Non scherzare! È l'ultimo favore che ti chiedo. Non dirmi di no. D'accordo. E in caso che ti assaltassero, cosa dovevi fare? Semplicemente farla avere ai carabinieri. Tutto qui. Cosa c'è scritto? Sarebbe troppo lungo spiegarti. E tu non hai molto tempo. Mi pare che ti stanno aspettando. Chi? Grazie. Allora, Michele, ci posso contare? Sì, sì. Ti trovo al mio ritorno? Non lo so. Pronto? Sì, sono io, chi parla? Come? Un amico. No, guardi che se vuole scherzare ho sbagliato giornata, eh? Mi dica chi è o chiudo. Cosa? Dovrei stare in guardia. Da chi? O da che cosa? Ah, ho capito. E non potrei parlare direttamente con lui? Perché no? Hanno già deciso. Cosa? Cristo! Per favore, mi faccia parlare con lui e gli spiegherò tutto. Sono sicuro di capire. Come? Non vuole vedermi? Allora gli dica una cosa, che io ho le spalle coperte, sì. Ho una specie di assicurazione sulla vita. Un rollino fotografico che non mancherà di interessare il maresciallo.
Se vuole vedermi, sa dove trovarmi. Sì, non voglio altro che essere lasciato in pace. In pace! Di a me, me ne porti un altro, doppio. Ti assicuro che se avessi potuto evitare di venire qui, l'avrei fatto. Ma Massimo ha tanto insistito che... Che non hai potuto evitarlo, capisco. No, non capisci. Vedi, non credevo che tu fossi venuta a vivere qui, e per giunta con Massimo. Non sa niente. Di che cosa? Di noi due? Di noi due, degli altri, insomma del tuo passato. No, non l'ha mai saputo. Sai, avrei dovuto spiegargli troppe cose. E lui non le avrebbe capite. Forse no. Potrei dire forse che sono io che non gli ho parlato per non dargli un dispiacere. Ma non so se è vero. Sai, non so se avere un padre malato in una grande città senza amici possa essere una giustificazione sufficiente. Non ti preoccupare. Comunque non sarò certo io a riparlarne. Ciascuno di noi oggi ha una sua vita. È ciò che è stato. Non vale la pena di ricordarlo. Vi sposerete? Sì, presto. Ecco Massimo. Oh, ecco lo spumante. Preparati i bicchieri. Ah, bene, bene. Bene. L'hai provato, freddo? Sì. A voi due, ragazzi. A noi, a Roma, bei tempi. A te, aspira la mia mano, sai. Non potevi fare una scelta migliore. Sì, lo so. E tu? Ma il matrimonio non rientra nei miei programmi. Per il momento, spero. No, non posso permetterlo. E poi non mi interessa. Che ti sento dire? Lo sai che Giovanni era un playboy quando si studiava insieme? Ma non esagerare. Sì, sì, te lo assicuro, Eleonora. E tu? Tu forse hai dimenticato che chi riceveva più telefonate di ragazze eri tu. Sì, questo è vero. Però poi quando venivano a casa regolarmente sceglievano te. E io andavo in bianco ogni volta. Ma se eri tu che mi fregavi sempre le ragazze? Quella bruna piccolina, la psicologa, come si chiamava? Marina, sì sì, Marina. E poi c'era quell'altra, sì, quell'altra che era all'ultimo anno di lettere o di architettura, Claudia, si chiamava Claudia. Sì, Claudia, ultimo anno di architettura, me la ricordo, si era innamorata. No, se per questo tutte erano innamorate di te. Era una strana ragazza quella, entrò nella mia vita e così come entrò se ne scappò via subito e io non l'ho più rincontrata. Tu non l'hai più rivista? Sì, l'ho rivista. Vive a Milano da sola, ha un bambino. E come sta? Ma bene, almeno così sembrava. Scusate, mi sembra di essere di troppo. Ah, no. Se volete vi lascio solo. Oh, scusa, Eleonora, accidenti. Si è fatto tardi, forse è proprio il caso che vada. Ma no, che dici? Rimani ancora un po', ti prego. No, 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 ti ringrazio. Eleonora, glielo dici tu di rimanere ancora? No, Massimo, ti prego, devo andare via. Domattina devo partire di buon'ora. Vabbè, allora ti accompagno. Sì, grazie. È stata proprio una bella serata. Ciao. Grazie. E arrivederci. Arrivederci. Torno subito. Prendi la mia auto. No, no, non c'è bisogno, vado con la mia. Pronto? Pronto? Signorina Eleonora? Sì, sono io. Ma chi parla, Lin? Oh, Eleonora, meno male che vi ho trovata. Ma che c'è? Il senatore non sta bene. È svenuto. L'abbiamo portato in camera sua. Ora è tornato in sé, ma non si è ripreso del tutto. Ma com'è successo? Subito dopo cena ha detto che voleva riposare. L'abbiamo visto andare via. Ma quando ha fatto per andare in cucina, l'ho visto nel corridoio lungo, sul pavimento, come morto. Ma avete chiamato un medico? Sì, ma non si trova. Nemmeno Carlo è tornato, nemmeno Michele. In casa c'è stato solo io e Donna Santa. Ma in ospedale? Avete provato a telefonare all'ospedale? No, no, il senatore non ha voluto. Va bene, Lina, adesso cercherò io di rintracciare il mio medico. Ecco, brava. Avevo telefonato proprio per...
per questo. Stai tranquilla, io sarò lì appena possibile. Sì, grazie signori. Ciao, ciao. Ciao Francesco, sono Leonora. Scusami per l'ora, ma c'è un'emergenza, il senatore Alati. Ma uno svenimento, io non so con precisione, sono a casa mia adesso. Sì, senti, posso prenderti io fra 5 minuti? Va bene, grazie. Sì, sì, esco subito. Ciao. Cosa è successo? Dove stai correndo? Non ho tempo di spiegarti, adesso vieni. Non tenermi sulle spine, dimmi cosa è successo. Il senatore si è sentito male. Ciao. Ah, grazie, Nicolì. Siediti un po' anche tu, dai. Mamma mia, che spavento, signore. Dai, i suoi inconvenienti. Grazie a Dio è passata. E non c'è niente di preoccupante. No, sarei, ha bisogno di riposo. Proprio come ha detto il medico. Ma riusciremo a tenere fermo il senatore? Io non ci credo proprio. Anch'io ne sono poco convinta. Comunque, se sarà necessario, lo costringeremo a riposare. Sarà Carlo. Buonasera. Ciao, Carlo. Ciao. Come mai ancora in piedi? Papà si è sentito male, c'è stato il medico fino a poco fa. Sì, e che ha avuto? È svenuto. È il medico che ha detto? No, niente di preoccupante, è colpa della fatica. E poi sai le emozioni di questi giorni. Deve stare molto a letto, però. Sì. È in camera sua? Sì, c'è Massimo con lui. Ah, c'è Massimo, ho bisogno di andare sul letto. Poi c'è me. Che l'avevo detto? Vedete se riusciamo a tenere fermo quest'uomo? Mm. Niente. Lascia, posso fare da solo. Ma il dottore ha detto che... Il dottore non ha capito un accidente. Ma perché non sei rimasto a letto? Ah, ciao, Carlo. Valerio, queste sono ragazzate. Avresti fatto bene a seguire i consigli del medico. Santa, mi credi così decrepito da starmene inchiodato in un letto? No, non si tratta di questo. Anche uno come lei può avere un cedimento. È vero. Avete ancora bisogno di stare riguardato, papà. No, nessun riguardo. Nessun riguardo. Si comincia così e poi si finisce che non ci si muove più da letto. E poi mi sento bene. Secondo me quel giovanotto non ha capito niente. È proprio vero quello che dice il proverbio. Medico vecchio, barbiere giovane. E a fare di testa vostra finirete con la testa nel muro. Ecco, questo proverbio io non lo conoscevo, per esempio. L'ho fatto io. Lina, dove vai? Lina, vieni qui. Hai visto? L'hai fatta arrabbiare, dopo tutto quello che fa per te. So, me ne dispiace, non volevo. Ma in fondo mi sento bene. Non è che per far piacere a voi devo fingere di star male, no? No, senatore. È che tutti noi vorremmo che lei pensasse più a se stesso e un po' meno alla fabbrica. È vero, papà. Sia Massimo che io possiamo farcela benissimo da soli ed evitarti queste seccature. No, no, Carlo. Non è ancora arrivato il momento di tirare i remi in barca. C'è troppo da fare e io ho trascurato la fabbrica per troppo tempo. È la prima volta che te lo sento ammettere. Già, e non è solo errore che ho commesso, vero, in vita mia? Ce ne sono anche altri, no? Certo, è la vita privata. Prima la politica, poi la fabbrica, ultima la famiglia. E alla fine ci si ritrova come te. Stanco e pieno di rimorsi, eh? Santa, credo che sia giunto il momento di chiarire certi dubbi. Anzi, dirò meglio, un tuo sospetto, che tu ti porti dentro fin da quando è morta la povera Rosaria. Santa, tua sorella già da allora non era più mia moglie. Saverio, anche se il tempo non l'ha sanata questa ferita, tuttavia l'ha resa indolore, perciò adesso è meglio per te e per me non parlarne. Sì, sì, mi piacerà tornare su questo argomento, ma non ora. No. Parliamone adesso invece. Adesso. Perché anche loro devono sapere. No. Si è fatto tardi. Andiamo, Massimo. Per favore, rimanete. Così ti sentirai male un'altra volta, papà. Va bene. Non ne parliamo, va bene, va bene. Buonanotte. L'accompagno. Perché non vai a riposare anche tu? No, preferisco restare un po' qua da solo. Vuoi che resti con te? Grazie, nonno. Va pure. Come vuoi.
Vieni anche tu, Massimo. Sì, arrivederci, senatore. Buonanotte. Massimo. Sì? Ti dispiace rimanere un po' qui con me? No. Massimo, non è vero che io abbia trascurato la mia famiglia, sai? Io non ho mai fatto mancare il mio affetto a nessuno di loro. E neanche a mia moglie, malgrado quello che mi ha fatto. Poi, fui fortunato. Incontrai un'altra donna. La sola che abbia mai amato. Massimo, andiamo. Su, va, Massimo, scusami se ti ho trattenuto. Vuole proprio che vada? Sì. Anzi, vieni a prendermi domani mattina, andiamo in fabbrica insieme. Va bene, che ora passo? Verso le 8. Bene, buonanotte, arrivederci. Buonanotte. Nicolina? Vieni, Nicolina, vieni. Hanno lasciato stare, voi vi dovete riposare dopo quello che avete avuto. Pensi che sia proprio da mandare all'ospizio? No, ma carità. Su, vieni qua, siediti. Una volta eri tu che mi chiedevi di aiutarti, ti ricordi? Certo che mi ricordo. E allora, che cosa è cambiato adesso? Oh, niente, ma forse è meglio domani mattina. No, siedi qua, vicino a me, su, avanti. Vedete, io avevo scritto già il primo rigo. Non ti preoccupare, in 10 minuti avrai la lettera bella e pronta. Dunque si chiama Marcello, eh? Il mio Marcellino. E abita? A Roma. Caro Marcello, l'ultima lettera che ti ho scritto. Bene così? Sì, certo. Senti, un po' che volevo farti questa domanda. Dite. Questo Marcello è proprio tuo nipote? Sì, è il figlio di una mia cugina. E come mai non viene mai a trovarti? Non può. Tu gli vuoi molto bene, vero? Sai, e anche lui mi vuole tanto bene. Ma come importa a voi questo? No, perché mi ricordo che una volta mi chiedesti di scriverci ti sogno tutte le notti. Vabbè, ma li faccio prima di mamma. No, scusa, tranquilla, qua. Allora... Ti sogno tutte le notti. Lo scriviamo anche adesso? Certo, se no quello si dispiace, mio nipote. No, non credo che gli faccia bene venire in fabbrica. Ma adesso devo chiudere. Sì. A chi è che non fa bene andare in fabbrica? Lina, pronto? Mm? Chi è al telefono? All'attaccato. Pronto. Ma se sento ancora la voce. Pronto. Chi è? È Massimo. Ciao Massimo. Ah, in piedi. Sì, è più di mezz'ora che sono in piedi. Fate di testa vostra, poi vedete come vi troverete. Allora, fra quanto conti di venire qui? Sono più di 20 minuti, ma come si sente? Lina mi diceva che non stava ancora bene. Ah, questa donna mi coccola, anche troppo. Va bene Massimo, ci vediamo fra un po' allora. Ok, d'accordo, tra poco, ciao. Attacco ciuccia dopo padrone. Sono tornati a fiorire le cose. Che hai, papà? Niente. Che ti succede? Niente. Siediti. Vuoi che vada a chiamare il dottore? No, non è niente. Non vuoi che ti accompagni di là? No, preferisco stare qua, non preoccuparti. Sei malato, papà. Vuoi rendertene conto? Ma che dici? Ma che è inammissibile che continui a fare questa vita. Devi tentare tutto e metterti a riposo. Allora sì che mi ammalerei davvero. A ciondolare per casa tutto il giorno, inutile a me e agli altri. No, non dico questo. Che dovresti pensare più a te stesso d'ora in poi. No, Carlo. Non si può abbandonare tutto fregandosene dei propri doveri, non ti pare?
Doveri, doveri. È tutta la vita che ne sento parlare. Ma alla fine ciascuno pensa a tirare acqua al proprio mulino. E allora mi chiedo perché non dovremmo farlo anche noi. Dovremmo fare che cosa? No, niente, niente. Ma, per esempio, potresti dedicarti al cantiere, sarebbe ora. Ah, e la fabbrica? La fabbrica, quella è destinata a scomparire, tu lo sai. Non capisco cosa vuoi dire. Che non vale la pena concentrare tutti i nostri sforzi su qualcosa che non ha futuro. Non è vero. Ma sì che è vero, anche se arrivassero tutti i finanziamenti di questo mondo. Non riuscirei a convincermi. Dopotutto quella fabbrica è una delle cose più importanti della mia vita. Perché ti ostini a non voler capire? Scusa, lasciamo andare. Senti, mi avevi promesso che saresti venuto al cantiere una di queste mattine. Perché non andiamo? No, mi dispiace, ho già un appuntamento con Massimo per andare in fabbrica. Sarà per un altro giorno. Ah, Carlo. Sì. No, niente, non importa. Senti, se cambiassi idea, sono nello studio ancora per qualche minuto, eh? Ciao. E così ora hai nelle tue mani anche l'opposizione interna. Sì, ho dovuto impegnarmi più del previsto, ma ne passa la pena. Bisogna riconoscere quel che è giusto. Il grande vecchio ha un occhio formidabile per scegliere i suoi uomini. Che cos'è, un complimento per lui o per me, il suo vice? Per entrambi. Infatti non avrebbe potuto fare scelta migliore. E forse è proprio questo il suo più grave errore. Che cosa vuoi dire? Che un uomo come te, con la tua stoffa, è destinato a prendere il suo posto. Ma no, io segretario del partito. Perché? Non ci avevi mai pensato a questa possibilità? Sinceramente sì, però... Bene, bene, questo è importante. Ricordati che puoi contare su di me e i miei amici. Noi vogliamo che tu sia il nostro uomo al vertice del partito. E per aiutarti ce la metteremo tutta. Ma tu per primo devi esserne convinto. E poi non preoccuparti. Però troveremo una soluzione. Non so come ringraziarti, Carlo. Tu mi lasci senza parole. Ma che dici? Siamo amici o no? E se i favori non si fanno tra amici? A proposito... Ti avevo telefonato anche per un altro motivo. Sì, sì, pure. Sono preoccupato. Perché? Per come stanno andando le cose lì a Roma. A che cosa ti riferisci? Alla faccenda degli appalti. La città del sole? Sì. E che cosa c'è che ti preoccupa? L'idea e la progettazione mia, lo sai? Ma non sono già cominciati i lavori? Sì, ma solo quelli relativi al centro residenziale numero uno. È per questo motivo che non posso muovermi da qui, altrimenti verrei a Roma a vedere di persona che succede. Ma devo seguire i lavori. Purtroppo mi stanno arrivando delle voci riguardo a delle strane manovre. Relative all'assegnazione degli altri appalti. Sì, bravo. Hai capito. Pare che Ansoldi, ancora una volta, stia facendo il doppio gioco. Ma è una specie di tradizione la sua. Sì, ma questa volta non lo lascerò fare. E spero che anche tu non voglia stare alla finestra. Certo che no. E cosa proponi di fare? Per il momento che tu veda come stanno in realtà le cose. Sì. E poi bisognerà bloccarlo. E come? Fa tutto ciò che è in tuo potere. Ci conto. Non preoccuparti. D'accordo. Resto in attesa di una tua telefonata. Ciao. Ciao. Il mio povero papà diceva sempre: non fidarti di nessuno, tranne che del diavolo. Vorrei starti a sentire, ma non ho tempo. Ehi, ma che diavolo ti prende? Io vorrei fidarmi di te, ma non sei Satana in persona. Non capisco. Lo so che non ho molte possibilità, ma ricordati che tu sei impegolato più di me in questa faccenda e se mi dovesse succedere qualcosa, racconterò ciò che so. Quindi attento a te. Stai cercando di minacciarmi? Naturalmente, sì. Ah, e questa dunque è la tua nuova posizione in questa faccenda, vero? Io non ho nessuna posizione. Contano i fatti, Carlo, i fatti. E chi sappiamo noi sarebbe molto contento di saperne di più. Quindi, attento a te. Sei passato nel ricatto ora? No, naturalmente no. E dove vuoi arrivare? Mi devo pur difendere. E per fare questo attacchi me. E tu cosa hai fatto fino adesso? Posso garantirti che non è così. Ieri nel tuo ufficio non eri dello stesso parere. Ti dissi solo che ne avremmo riparlato. E ora lo stiamo facendo. Sì? Stammi a sentire. Ti piacerebbe essere coinvolto in un crollo generale? Cosa vuoi dirmi? Che devi lasciare fare a me. Non preoccuparti, penso a tutto io. Grazie, cugino.
Thank you.